Scioperano per l'intera giornata e presidiano a Firenze i 22 lavoratori in appalto della Italiana Servizi S.P.A. che svolgono il servizio di selezione della carta presso l'impianto di San Donnino. Un tavolo di crisi è stato aperto. Dall'oggi al domani e in modo incomprensibile sono cambiate le condizioni dell'appalto, hanno cambiato le regole nel corso del gioco. Non sappiamo effettivamente se queste regole, no, del gioco iniziato, come hai detto tu, sono cambiate. Quello che sappiamo è che da un mese a questa parte la società appaltatrice ha preteso una riorganizzazione sulla base della quale si sono determinati sostanzialmente 22 esuberi, che è esattamente, diciamo, il numero delle persone che lavorano su questo appalto. 22 esuberi sono 22 esuberi di persone che già soffrono perché hanno salari miseri, salari ristretti, e quindi soffrono loro e soffrono le loro famiglie. Soffre una situazione di incertezza generale perché non si capisce bene in realtà cosa è successo, e vorremmo francamente capirlo adesso all'unità di crisi, dalla quale, no, pretendiamo chiarezza, perché la chiarezza è la precondizione per trovare qualunque soluzione, diciamo, politico-sindacale dignitosa per i lavoratori. Si apre comunque anche un giallo perché la magistratura avrebbe indagato su questo spazio. Su questo io voglio essere molto cauto, naturalmente non voglio, come dire, aggiungere molto alla constatazione che effettivamente, questo sì lo possiamo dire senza ombra di dubbio, in concomitanza con questa riorganizzazione e quindi con questa determinazione di esuberi c'è stata, no, ed è tuttora, diciamo, vigente, diciamo così, questa inchiesta giudiziaria. Non sappiamo però se le due cose in qualche modo sono due vasi comunicanti, vorremmo capirlo, insomma, per quello che è possibile capire, ma non lo sappiamo. Naturalmente ne possiamo dire nulla su questo e ci tengo a precisarlo. Dal primo incontro al tavolo di crisi non è emersa una via d'uscita, ma uno spiraglio. In calendario per fine mese è programmato un altro incontro. Anche lì la Filcams CGIL chiederà una soluzione per l'occupazione, il reddito e i diritti. Noi non molliamo di un centimetro, perché qui si tratta della sopravvivenza dei livelli occupazionali e reddituali di 22 persone, quindi delle loro 22 famiglie.